Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi vi racconto quello che mi è successo l'altra sera. Mentre che giravo tra i vari attrezzi della Tessiland, ho visto che c'era una confusione esagerata negli uncinetti. È lì che mi è venuta l'idea. E andiamo a vederla nel dettaglio. Vediamo quindi adesso nel dettaglio come poter lavorare. La prima cosa che facciamo, prendiamo il lato da 30, lo squadriamo anche un pochettino il pannolencio per vedere se è corretto e faremo una piegolina da un centimetro e ci inseriamo all'interno la colla a caldo. Vediamolo subito. E lo ripieghiamo su se stesso in questo modo. Aspettiamo che si asciughi un pochettino e facciamo lo stesso lavoro anche in quest'altro lato. Con una piccola accortezza che inseriremo il nostro nastrino qui in questo modo e andiamo a piegarlo. Benissimo, il primo passaggio ormai è fatto. Ora da questo lato segneremo 10 centimetri, quindi facciamoci un segno 10 quando siamo in questa posizione, segniamo 5 centimetri. Quindi 5, poi 5, segnatelo anche sotto, sopra e sotto, sopra e sotto, sopra e sotto, e questo lo lasciate libero così. Ora tiriamo delle righe di questi 5. 1, 2, 3, 4 e 5. La piega che dovrà essere fatta è giusto su questo 5, quindi cosa facciamo? Mettiamo il righello qui, teniamolo fermo e tiriamo il nostro panno fino a questo punto ed eccolo qua. Questo sarà il nostro punto di congiunzione. Quando abbiamo fatto questa linea, che sarebbe proprio la parte che quando noi andremo a chiudere, eccolo qua, sarà precisa in questo modo, segniamo altre 5, quindi prendiamoci sempre da questo punto a questo punto, precisi, e segniamo 5 e 5. 5 e 5 in questo modo, perfetto. Quindi questa sarà la nostra linea alta. Se vogliamo possiamo anche proseguire questa linea. Questo è un marker che si può con l'acqua va via, quindi dopo tutti questi segni non se ne vedranno più. Perfetto. Ora prendiamo la colla a caldo e andiamo a ripassare su questo lato e tutte queste linee in modo da creare una congiunzione del pannolencio con la colla a caldo.
Dopodiché chiudiamolo velocemente in questo modo e diamo la pressione dall'alto verso il basso. E teniamolo un poco schiacciato. Il nostro giochetto è quasi finito, come vedete abbiamo creato le nostre sacchettine. Se vedete che ci sono dei problemini come questo, dove che la colla a caldo non ha preso, dateci un altro puntino di colla. E così abbiamo creato le nostre sacchettine. Che cosa servono queste sacchettini? Per inserire i nostri uncinetti che andiamo a inserire. Li potete mettere anche per ordine numerico, così avete la possibilità di ricordarvi dove sono. Eccolo qua. E abbiamo creato la nostra sacchettina porta uncinetti. Ma non è finita qua, perché oltre a questo noi abbiamo anche la possibilità di ripiegarlo su se stesso, come vedete rimane, e di chiuderlo. Quindi avremo sempre un prodotto da portare con noi in modo tranquillo e sicuro. Chiudiamo, vediamo anche quanto nastrino dobbiamo andare a eliminare. Perfetto, ci facciamo un nodino qui in questo modo e un nodino qui. Ho fatto anche un'altra versione oltre a questa, che col nastrino, quindi poi si viene aperto ed eccolo qua. Ho fatto anche una versione con le clip, quindi staccando le clip abbiamo tutti i nostri uncinetti a portata di mano. Uno e due. E anche qui siamo arrivati alla fine di questo tutorial, che come avete visto è davvero facile, facile, facile. Con un semplice panno Lenci, un po' di colla a caldo, abbiamo messo a posto i nostri uncinetti e sarà sempre più facile poterli trovare. Io come sempre vi dico, se vi è piaciuto questo video mettete un like, scrivete nei commenti, non vi perdete anche le altre rubriche Tessiland News e Tessiland Condivision. E che dirvi, ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial e io con il mio porta attrezzi vi saluto e alla prossima. Ciao!